tutto fatto, tutto pulito. Va, che come splende, va. Un'Ilia. Come sono ridicolo con quel casco. Non posso crederci, sei davvero tu. Blink. Ti prego, lotta insieme a me. Space Gamers, benvenuti a questo nuovo episodio di Zelda Tears of the Kingdom. Ragazzi miei, ho fatto una gigantesca esplorazione off camera. Ho deciso, ragazzi, di far uscire un paio di shorts. Cioè un po' di shorts di TikTok, dove vi faccio vedere, insomma, dove trovo determinati oggetti. In particolar modo, ragazzi, abbiamo trovato un po' di tesori di Lambda. Abbiamo trovato la tenuta da scalata. Questa l'abbiamo trovata insieme, il completo di gomma. Abbiamo trovato il vestito da barbaro, che ovviamente ho indossato. E anche i pantaloni del fuoco, che magari ci serviranno più avanti. Appunto, troverete tutti questi oggetti, se siete interessati, state giocando al gioco anche voi, li troverete nella sezione Shorts, oppure se mi seguite anche su TikTok, perché carico gli stessi video. Ma noi dobbiamo andare avanti. Ho fatto un po' di cose. Allora, vedete che in giro vado a mettere timbri e cose di roba che trovo, ma che non riesco a sbloccare, o devo sbloccare facendo altre missioni. Ma io sono arrivato qui al villaggio Zora. Quelli che chiamavo uomini pesce sono gli Zora. Non ho fatto niente, sono andato così a prendere il sacrario e basta. Adesso ci tippiamo e diamo un'esplorata alla città. Andiamo, eccoci qua. Siamo arrivati al villaggio Zora. La zona degli Zora è invasa da questa melma che cade, e che possiamo levare colpendola con dell'acqua. Infatti abbiamo delle frecce d'acqua apposta. Però dobbiamo capire, insomma, che sta succedendo. Un altro obiettivo che ho bisogno è trovare la statua, perché io ho 16 benedette benedizioni. E posso avere 2 cuori e 2 pezzi di stamina. Io devo trovare sta cavolo di statua, non riesco a trovarla. In realtà so dov'è, perché se è come l'altro, se è come Breath of the Wild, qui ci dovrebbe essere una statua al Tempio dell'Est. Volevo andarci, però ho detto è un posto particolare, perché è da dove iniziamo Breath of the Wild, quindi voglio andare in video. Però spero che in questo villaggio troviamo una benedetta statua. Qua c'è la melma, noi la possiamo levare in realtà. Con l'idrofrutto. Becca di questo. Lascia stare i miei amici. Posso avere la statua? Posso avere una statua? Posso avere una statua? Posso avere una statua? Posso avere una statua? Statuina, statuina. Mi serve la statuina. Oh, anche questi li lasci qua, scusami. L'accattone. Vabbè, la cerchiamo dopo la statuina. Parliamo con gli Zora. Conosciamo qualcuno? Mi dispiace tantissimo. Tutti hanno ricevuto le cure necessarie, ma ora non abbiamo più nemmeno un idrofrutto. Ne ho qualcuno. Ci sono stati più feriti del previsto. Me ne dolgo. Non possiamo farci nulla. L'importante è che gli abitanti del villaggio siano tutti salvi. Ora vediamo cosa possiamo fare per quella statua. Ho già fatto io, ragazzi, tranquilli. Oh, sei un viandante. Scusa, non ti avevo notato. Ero nel pieno della conversazione. Il villaggio degli Zora è in pericolo a causa della melma, che sta piovendo dal cielo. Le acque si sono un po' calmate, è vero, ma purtroppo la nostra preziosa statua è ancora coperta di melma. Non è vero. Stavamo giusto discutendo su quale fosse il modo migliore per lavare via la melma, ma l'ho già fatto. Ehi, ma cosa? Tutto fatto, tutto pulito, va, che come splende, va. Vedo che hai ripulito la statua dalla melma. Io ho tolto la webcam perché pensavo fosse una cutscene, ma va bene lo stesso. Questa statua è un simbolo importante per gli Zora, è molto preziosa per noi, grazie per averla ripulita. Sì. Questa statua rappresenta i due eroi che salvarono il villaggio in passato. Sì, il principe Sidon degli Zora e il suo migliore amico, il grande spadaccino Hylia, il maestro Link. È meraviglioso, non trovi? Mi piacerebbe incontrarlo un giorno. È alto più o meno come te, e anche i suoi occhi somigliano ai tuoi. È un'Ilia. Come sono ridicolo con quel casco. È uno spadaccino.
Aspetta, non dirmi che tu... Sono proprio io. Ti prego, perdona la nostra scortesia. Ammetto che sono molto sorpresa di trovarmi davanti allo spadaccino Link in carne e ossa. Sento raccontare storie su di te fin dal giorno che sono arrivata in questo villaggio. Io sono la promessa sposa di Sidon, principe dell'Izora. Il mio nome è Yuna. Per me è un onore conoscerti, Link. Ok, perfetto. A Sidon che fine ha fatto? Avevo sentito che tu e la principessa Zelda eravate scomparsi. Perché sei venuto qui? Ah, questo è quello che è successo sotto il castello di Hyrule. E ora stai viaggiando in lungo e largo per cercare di capire. Quindi sei venuto da qui da noi anche per cercare la principessa Zelda. In questo caso sentiti libero di investigare nel nostro villaggio come meglio credi. Oh, e ora che ci penso, vai prima a salutare il principe Sidon. Credo che sarebbe felice di vederti. Il principe Sidon al momento si trova al parco Mifa, sulla cima del Monte Tuono. Lady Yuna, è arrivato il momento, dobbiamo andare. Perdonami Link, adesso devo lasciarti. Ah, ma se vuoi, vieni a trovarmi presso l'infermeria al piano superiore dopo che avrai incontrato il principe Sidon. Sono sicura che anch'io potrei esserti d'aiuto, Link. Speriamo. Sembra un idiota così. Mi piace. Allora, abbiamo un piccolo problemino, ovvero, come nello scorso gioco, arrivare lì è un inferno. E poi dobbiamo trovare questa benedetta statua, raga. Mi serve la stamina, mi servono i cuori, vi odio tutti. Datemi la statua. Chissà il re che fine ha fatto. Il re balena. Era gigantesco. Si gode. Sì, sì, ne abbiamo un sacco. Allora, due portacuori e due portavigori. Quanto si gode. Fammelo inciucciare tutto. Dammelo, dammelo. Eccolo qui, è anche il portavigore. Me lo ciuccio tutto. A Ganon, ti vengo a fare il culo, mo. Magari il re mi vede, mi riconosce. Ehi, Zuse Link, ci hai salvato il culo. Magari ti ridò la tua armatura che fai scalare le cascate. Ma perché mi volete male? Guarda quante belle cascate. Cioè, se avessi l'armatura sarebbe tutto più semplice. Non ci sono nemmeno marchi ingegni Zonau per costruirmi, non so, una mongolfiera, un aliante, un qualsiasi cosa che non mi faccia scalare tutta sta roba. Beh, la stamina in più servirà a qualcosa, vero? Ci vediamo tra poco. Kratos che risale gli inferi per andare a uccidere Ares, guardami. Ok, una primissima parte forse l'abbiamo fatta. Forse, Il problema arriverà quando ci saranno delle pareti che non possiamo scalare. Lì mi ammazzo. No, tu no. Ma pezzo di vomito. No, che saluti. Fatti sotto. Proprio nella merda devi finire. Cretino. Vieni qua. Muori. Qui c'è uno di questi cosini che ci indica le caverne. Dov'è una caverna qui? Oh, beh. È abbastanza ovvio. Magari ci porta su. Io ci spero. Ma lì ci sono quelle cose che di solito indicano un tesoro di lambda. Ce n'è uno qui dentro? No, si scivola qua. Sto per innervosirmi forte proprio. Il tessuto antiscivola. Cioè, nel senso, se non funziona questo, mi suicido. Antiscivola, sì. Grande gioco, grande. Beh ragazzi, mi dispiace, ma la mia sanità mentale deve essere preservata. Quindi questa caverna non la faremo adesso. Già sarà drammatico arrivare in cima. Sapete cosa sto pensando, ragazzi? Come ho detto, la mia sanità mentale deve essere preservata. Io mi sto pensando, no? Di andarmene qua alla torre, farmi sparare in aria e cadere qua. Proviamo. Ok, perfetto. Guardalo, guardalo, guardalo. Andiamo. Ci facciamo una bella tappa qui nelle rovine volanti per recuperare la stamina. E poi ci lanciamo esattamente lì. C'è anche una cassettina, scusami, che fai? Te ne privi? Ne approfitti. Che troviamo? Attenzione. Mappa del tesorino.
Posso vederla qualche parte? Non me lo dice dove devo andare? Me lo indica sulla mappa in qualche maniera strana? Sembra di no. Non ho capito come interagire con la mappa. Non è che devo darla a qualcuno, forse? Speriamo di arrivarci. Non male che vada, mi butto qui. Ci sono gli uccelli, però. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Piano pienamente riuscito. Ci siamo evitati la scalata. Ci siamo evitati di perdere la sanità mentale. Sono contento. Ci abbiamo un bel sacrario che ci usiamo come TP. Siamo fortissimi. Ma sono sicuro che per levare la melma dovremmo andare sopra nelle isole del cielo. Perché penso che quello sia il problema. Mi sa proprio di sì. Parco di Mipha. Mipha, ragazzi, se non sbaglio, dovrebbe essere una dei guardiani che in Breath of the Wild ci dava il potere di la seconda chance. Ci dava una vita in più quando morivamo. Spero di riottenerlo. Beccati questo. Fammi prendere il TP. Ce lo facciamo pure. Pausa a mezz'aria. Che dobbiamo fare qua? Ok. Rimangono sospesi questi. Oh beh. Esattamente, si può fare. Molto semplice, senza dover fare le cose a mezz'aria, cose strane. Semplicemente abbiamo creato un ponte. Io sono un genio. Adesso come arrivo là? Ma basta fare una scaletta, va? Dovremmo riuscirci. E dai, che ce la fai, Link. Mannaggia a te. Opale. Me gusta molto di più dell'opale. Vediamo se riusciamo ad arrivare. Dovremmo farcela. Siamo troppo forti, raga. Vediamo un po' Sidon cosa da dirci. Ci dà un attimo delle idee su cosa fare. Che cacchio stai facendo, Sidon? Non posso crederci, sei davvero tu. Che bello rivederti, Link! Quanto tempo, Link? Si diceva che fossi scomparso ed ero preoccupato. Cos'è successo? Bla 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 bla. Sì, sappiamo. Quindi è successo qualcosa sotto il castello di Hyrule. E se ti sei risvegliato su un'isola celeste. Il cielo. Forse il cielo potrebbe essere la chiave di tutto. Perdonami, mi chiedevo solo se quelle isole celesti potessero essere la causa della melma caduta da queste parti. Abbiamo chiesto a uno studioso Zora di analizzare dei frammenti delle rovine e dei documenti storici sul cielo. In questo momento non posso muovermi liberamente, devo risolvere la questione della melma. Vedi? Qui sgorga l'acqua che scorre fino al villaggio degli Zora. Io sto usando il mio potere di controllare l'acqua per separarla dalla melma e farla tornare pulita. Se non lo facessi, l'acqua contaminata raggiungerebbe il villaggio e sarebbe un enorme danno per tutti. Per questo motivo non posso proprio allontanarmi da qui. Ma ascolta bene, Link. Sembra che il luogo in cui si trova la principessa Zelda sia legato alle isole celesti e alle rovine. Dovresti andare dallo studioso di cui ti ho parlato. Si tratta di un anziano Zora di nome Yat. Potrebbe darti delle informazioni utili. Credo che Yat stia portando avanti le sue ricerche al lago Toto, a nord-ovest di qui. Sono davvero felice di rivederti dopo così tanto tempo, Link. Torna presto a farmi visita. Lago Lulu. Attenzione. Lago Toto, lago Miqua. Oh, tutta, mi ho trovato tranne il lago Toto. Eccolo. Lago Toto, perfetto. Diamoci una puntina. Dobbiamo andare là, in grazia divina. Basta, basta, voi avete rotto le scatole. Questi me li segno, ragazzi. Prima o poi li farò, prima o poi. Qualcosa da dirci, Mipha? Perché non abbiamo più il tuo potere? Beh.
Andiamo avanti un po' con la trama, ragazzi, perché lo scorso episodio è stato tutto esplorazione, qui andiamo un po' avanti con la trama. Eccolo la yacht. L'idrofrutto ci serve. Vediamo cosa da dirci. Queste sono rovine. Rovine venute dal cielo o sono state scoperte? Che stile distinto questa grafia ricorda onde tumultuose. Questo è l'antico monumento che i nostri antenati Zora inscrissero tanto tempo fa. Pesce dei cieli, forma di goccia, ponte d'acqua. Non riesco a leggere. Oh, Link. Salve. Scusa, era assorto nei miei ragionamenti. Comunque, senti questa. Ho fatto una scoperta sensazionale. Questo è un antico monumento Zora, senza ombra di dubbio, e ha delle iscrizioni che parlano del cielo. Purtroppo il monumento è rovinato e non riesco a leggere bene. Vorrei decifrare le iscrizioni, ma ora come ora ho le pinne legate e non so come fare. Dobbiamo trovare i pezzi del tempio? Tipo uno è qui. Allora, questo. Tac, fai così. Lo liberi. E te lo freghi. Giochiamo a puzzle. Ah, era un unico pezzo. Perfetto. C'è rimasto malissimo. Link, ti ringrazio. Riesco a leggere, sì, riesco a leggere. Bloob. In piedi sul pesce dei cieli, guarda intorno a te. Vedrai una goccia fra le rocce che fluttuano là. Quando scoccherai una freccia con il marchio del re attraverso quella goccia, la posizione del ponte d'acqua sarà svelata. Il ponte collega noi Zora con gli abitanti del cielo. Ma è fantastico, spiega come arrivare fino in cielo. Ora però c'è un altro mistero da risolvere. Superato un ostacolo, se ne presenta subito un altro. Visto che parla di un marchio del re, forse potremmo parlare con il re Dorefan. Dovrebbe tornare a breve dalle sue indagini sulla melma. Marchio del re, sparare la freccia a una goccia e ci rivela il ponte d'acqua. Credo di aver capito così. Io mi ricordo che era laterale la sala del trono. Non è che l'hanno spostata. Non c'è il re Dorefan. E noi come cacchio dobbiamo fare? Il nascondito di re Dorefan è? Non c'è posto per giocare a fare Dorefan. Siamo pieni. Nuota via. Oh, dove si nasconde il re Dorefan? Come mi hanno cacciato? Che vuol dire? Le polizie sulle trono, gli avanotti mi hanno cacciato via. Hanno detto che stavano facendo un gioco segretissimo e che i grandi non potevano entrare. Però sono riuscito a capire in cosa consiste il gioco. Fanno finta di essere il re Dorefan. Recitano degli avvenimenti recenti in pratica. Devo nascondermi quindi. Ascolta. Ce l'ho fatta. Ma la melma è troppo densa, ho perso. Re Dorefan, ti prego, perché non ti vai a nascondere nel tuo nascondiglio segretissimo? Hai ragione. Non posso fare sia Morit che il mostro, non da solo. Non posso fare sia Morit che il mostro. Chi cacchio è Morit? Da tanto che me lo chiedo. Dove si nasconderà il Re Dorefan? Io lo so, l'ho chiesto a Re Dorefan una volta. Si chiamava tipo Palazzo dell'Acqua Tersa. Deve essere un luogo in cui scorre acqua limpida allora. Ma la maggior parte dell'acqua che scorre intorno al villaggio ultimamente è inquinata dalla melma. Infatti dicono che c'è acqua limpida da qualche parte tra il Monte Tuono e il villaggio. E c'è un'entrata segreta dietro alla cascata. Non mi dire che è la grotta che ho visto prima. Mannaggia Re Dorefan, mannaggia. Ci serve una cascata fra il Monte Tuono e il villaggio. Possibile sia questa? Il villaggio è qui. Il Monte Tuono è dove sono io. A sto punto. C'è un muro. Non posso entrarci qua dentro. Mi sa che non è questa la cascata. E se fosse quella? Tu guarda che casino devo fare. Mannaggia Dorefan, cacchio, si è ficcato. Si può andare da qualche parte? Olè. Palazzo dell'Acqua Tersa. Eccoci qua, ragazzi. Eccoti qua. Oh, il consigliere. Chi va là? Ma tu sei Link? Come hai fatto a trovare questo posto? Cosa stai tramando? Morit, ecco chi è Morit, il consigliere. No, è malato. Se gli parli così, Link non può capire cosa sta succedendo.
No, è malato Dorefan. Lo sa il figlio. Nel passato di tempo, Link, ho sentito che tu e la principessa Zelda eravate scomparsi. Perché sei venuto qui? Lui si nasconde ai sudditi, immagino. Allora è questo quello che è successo a te e la principessa Zelda. La principessa Zelda è scomparsa? Non diciamo sciocchezze. L'ho vista con i miei occhi dopo lo strano fenomeno che si è verificato al castello di Hyrule. Ora calmati, Morit. Gli occhi di Link non mentono, è un amico di Lizura. Deve esserci una spiegazione. Link, innanzitutto vorrei parlarti di quando abbiamo visto la principessa Zelda e di perché mi nascondo qui al palazzo dell'Acqua Terza. Abbiamo incontrato la principessa Zelda subito dopo che il castello di Hyrule si è sollevato dal suolo. In cielo sono apparse delle isole e sono iniziate a cadere melma e frammenti di rovine. Fu quando io e Morita lasciamo il villaggio per investigare che la principessa Zelda discese dal cielo accompagnata da un mostro di melma. E poi inaspettatamente ci aizzò contro quel mostro. Re Dorefan sconfisse il mostro con destrezza, ma nel combattimento fu ferito dalla melma. E senza che ce ne accorgessimo, la principessa Zelda sparì nel nulla. Se si fosse saputo che la principessa era impazzita e avevamo ferito il re dell'Izora, e aveva ferito il re dell'Izora, sarebbe scoppiato il caos. Ed è per questo che al momento ci siamo rifugiati qui al palazzo dell'Acqua Terza. Molto interessante questa cosa. Secondo la tua storia, la principessa Zelda è scomparsa improvvisamente nei sotterranei del castello di Hyrule, ma è apparsa anche qui vicino al villaggio dell'Izora e ci ha aizzato contro un mostro. Le acque si sono fatte ancora più torbide, ma secondo Lizura è una cosa è chiara. È venuto tutto dal cielo. Questo disastro, la melma, il mostro e persino la principessa Zelda. La risposta a tutti questi enigmi si trova nel cielo. Sidon ha ordinato a Yat, uno storico esperto di rovine, di investigare. Mi chiedo se abbia scoperto qualcosa. Bla 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 bla. Allora hai già parlato con Yat. Il marchio del re è menzionato sul monumento che hai riparato. Sì, so di cosa si tratta. Il marchio del re è la squama del re dell'Izora. Questo nome veniva usato dagli antichi rituali, ma non c'è nessuno vivo che conosca come fossero usate le squame. Comunque sia, se le mie squame possono esserti d'aiuto, tieni, prendine un po'. Non devi fare complimenti, non è nulla. Se te ne servissero ancora, torna pure a prenderle. Attenzione. Ad ogni modo, se un mostro come quello può avere la meglio su di me, significa che sto diventando vecchio. Forse dovrei prendere in considerazione l'idea di passare il titolo di re a Sidon. Re Dorefan. Comunque sia, ci penseremo quando il problema con la melma sarà risolto. Ti prego di informare Sidon sulla mia situazione e a proposito di queste squame del re. Digli che non deve preoccuparsi per me e che faccia tranquillamente quello che deve fare. Ok, torniamo da Sidon allora. Abbiamo parlato con your father. E Link, come procede la ricerca della principessa Zelda? Bla 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 bla. Cosa? Mio padre è stato attaccato da un mostro? Ed è stata la principessa Zelda da aizzarglielo contro? Ma com'è possibile? Per ora non possiamo fare altro che fidarci delle parole di mio padre e cercare di non preoccuparci troppo. Link, ti ringrazio per avermi avvisato. La principessa Zelda che scende dal cielo, un mostro e la melma. Sembra che la nostra meta sia proprio il cielo. E ora sappiamo che il marchio del re di cui si parlava nel monumento si riferiva alla scaglia di mio padre. Dobbiamo risolvere il mistero del pesce dei cieli, delle rocce fluttuanti e della goccia che si possono vedere da là. In piedi sul pesce dei cieli, che voglia indicare qualche luogo? Quando troveremo questo luogo chiamato pesce dei cieli, capiremo che cosa sia la goccia, ne sono sicuro. Link, se riesci a scoprire qualcos'altro, fammelo sapere. Bene, ora sono in balia di me stesso, fatemi capire. Mi sa proprio di sì, raga. Beh, seguiamo la mia logica a questo punto. Si va su. Devo aspettare che riscenda, raga. Porca miseria, ogni quanto scendono le rocce. Attenderò qui. Prima o poi riscenderai, vero? Mamma mia. Dove te ne vai? Dove cavolo te ne vai? Non ti permettere a sparire. Pezza di vomito, vieni qua. T'ho trovato. Mannaggia a te, mannaggia. Sì, torna su. Olè. Sperando basti il tempo. Però proprio di sì. Non lo so, Rick. Abbiamo un problema. Mi sa...
Ah beh, la possiamo riavvolgere in tempo zero. Ma sbaglio, siamo fermi? Eravamo fermi. Come arrivo io lì adesso? Mi merito soltanto la morte. Mi merito anche la luna rossa. Vai qualcos'altro? Diciamo che non è andata benissimo questa esplorazione. A mali estremi. Estremi rimedi. Che dobbiamo fare? Anche se il mio pensiero è che probabilmente noi arriviamo lì facendo quella sorta di rituale che insomma abbiamo trovato. Non penso che ci arriviamo così. Anche perché, vedete, non ci arrivo io. Porca miseria. Una roccia. Siamo abbastanza in alto? Dimmi di sì. Ti prego. Ti prego, dimmi di sì. Muoviti. Muoviti più veloce. Devi essere velocissimo. Che tristezza. Vediamo se hanno loro qualcosa da dirci in più. Link, allora hai scoperto qualcosa, ma per niente. Davvero? Quindi il marchio del re sarebbe le scome del re? Ok, questo lo sapevamo. Però ci serve il luogo. Allora l'iscrizione dovrebbe essere questa. In piedi sul pesce dei cieli, guarda intorno a te. Vedrai una goccia fra le rocce che fluttuano là. Quando scoccherai una freccia con le scome del re attraverso quella roccia, la posizione del ponte d'acqua sarà svelata. Ma il pesce dei cieli e la goccia che si dovrebbero vedere non so ancora cosa siano. Per scoccare una freccia attraverso la goccia del pesce dei cieli, prima bisognerà trovarlo, questo pesce dei cieli, giustamente. Non ho mai sentito parlare di un posto del genere, ma a giudicare dal nome immagino che sia a forma di pesce. Non ne ho idea. Se solo con queste pinne potessi anche volare, potrei avere una visuale migliore. Se fosse possibile, non staremmo qui a lambiccarci il cervello. Bisogna volare. E quindi si ritorna a volare per l'ennesima volta. Dobbiamo trovare una forma di pesce. Non so dove la troveremo. Forma di pesce. 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 Ma la mia cosa adesso è... La forma di pesce la devo vedere... Hyrule sopra? Dove devo vederla? Attualmente non so che pesci prendere, ragazzi. Parlando proprio di pesci. Io me la prendo con questi. Poi vediamo. Guardatevi sotto, eh. Mi devo sfogare un po'. La ricerca sarà lunga, eh. Quanto è scarsa questa lancia? Non me la che si è rotta. Ora sì che ragioniamo. Voi qua sopra non pensate che ve la siete scampata, eh. Ce n'è pure per voi. Sono di pessimo umore. Ancora vivo è quello. Però prima vediamo cosa c'è qua dentro. Scudo di Zora. Molto molto interessante. Mancatissimo. Però l'ho preso. Non si sa come. Dobbiamo trovare un pesce. Un pesce. Un pesce. Io da sopra, ragazzi, sono sincero, ho visto 2 o 3 volte. Non ci ho capito niente. Sapete la cosa che mi preoccupa un po' di più? È il fatto che, mettiamo caso lo trovassimo, come facciamo a capire che è quella zona lì? Pesce, pesce. Sei solo un pesce. Dove cavolo sei, piccolo pesce? Le rovine però possiamo arrivarci, sinceramente. Aspettate, ragazzi, che forse, forse... Non è una cattiva idea quello che ho avuto. Qua a terra a me non sembra niente un pesce. Cioè non c'è nessuna sagoma di pesce. E se fossero quelle rovine là? Raga? 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 È un pesce. Per forza. Raga, è un pesce quello. Non ci arrivo, non ci arriverò mai. C'è qualcosa che mi fa recuperare il vigore? Dimmi di sì. Sì. Molto interessante. Sei tu, sei tu. Sei proprio tu. Ci scommetterei tutto quello che vuoi. La mia stamina è finita. Meno male che c'ho questo cibo. Ora io mi metto qui, no? Come faccio a capire che è giusto? Cioè per me è giustissimo. Cioè se non è un pesce questo, raga, che devo fare?
Isola delle squame danzanti. Basta averla trovato? Adesso se vado a parlare con qualcuno mi dice: ehi, sei stato bravo, hai trovato quello che stavamo cercando. È proprio un pesce. Ah, raga, a proposito, a sto punto, scoccare la freccia. Goccia. Dove troviamo la goccia adesso? Goccia, goccia, goccia. Sarà quello? Dove è Sidon? Non credo. Beh, l'unica goccia che mi sembra sia una goccia è dove sta Sidon, sinceramente. Non ci arriva manco, secondo me. Per poco. Più in alto. Vai. Che tristezza. Beh, oh, figlio mio, io l'ho trovato il pesce, eh. Ma volete troppo della vita mia. Ti prego, dammi, dimmi che l'ho trovato e adesso mi dici cosa devo fare. Ora sappiamo che il marchio si riferiva a Scali, mio padre. La cessa, il pesce, scegli le rocce fruttanti della goccia che si possono vedere da là. Proviamo a sparare con la freccia del re la cascata. Vediamo un po'. Non si è fregato. Un emerito. Niente. L'unico problema è la goccia, ragazzi. Non ho capito dove scoccare la freccia. Non sarà mai corretta, però, raga. Cioè, qualcosa dobbiamo pur farla. Non lo so. Non ci ho proprio idea, raga. Adesso dobbiamo tornare al re, perché... Sono tornato, ragazzi. Ho ripreso le squame, sono tornato qua e adesso sono un punto a capo su cosa dobbiamo assolutamente fare. Assassin's Creed, raga. È questa la goccia? Un'ora. Un'ora di registrazione per capire questa cosa. Ora possiamo salire? Oh mio Dio. No, non voglio parlare con nessuno. Andassero tutti a quel paese, nessuno mi ha aiutato. Ma morite. Cioè, una stella cadente? Quante cose che non sappiamo. No, ma io voglio sapere. Poi così ritorneremo. Chi è già arrivato qua? Ehi, non mi rubare la scena. Anche a te interessa quella luce? Sono venuto qui per poterla esaminare, ma non ho ancora la minima idea di quale sia la fonte del bagliore. Forse dovrei fare il rapporto al principe Sidon. Vai, vai, vai. Nel mentre io mi prendo il mio meritato premio. Cos'è sta roba adesso? Mi sa che devo parlare con Sidon. Questo video potrebbe durare 10 minuti come potrebbe durare 6 ore. Non ho ancora capito quanto verrà lungo questo video. Che ci fai qui? Sì. Sono venuta per parlarti di una cosa, da tanto che ci penso. Link. Salve. Che è successo? Sei riuscito a scoprire qualcosa? Hai fatto un casino. 3 ore a cercare sta cavolo di goccia. Sì che l'ho risolto. Se quello che c'è scritto sul monumento è vero, esplorando quel posto potremo trovare una strada per il cielo. Ottimo lavoro, Link. Questo è un grande questa è una grande scoperta. Ehi, Sidon? Secondo me dovresti andare anche tu a studiare quella colonna di luce. È da tanto che ci penso. Forse potresti agire più liberamente. Se tu e Link unite i vostri poteri, sono certa che supererete anche questo pericolo. Beh, è vero, ma... Qual è il problema? Cosa ti fa esitare? È che... Che sta arrivando? Che schifo sei? Like melmoso. Un mostro coperto di melma potrebbe essere quello che ha attaccato a mio padre.
Sidon, almeno per un po' ci possiamo occupare noi dell'acqua. Mm. Conto su di te. Link, ti prego, lotta insieme a me. Lotta di squadra. Sta usando la melma come scudo. All'aria pericolosa, ma non possiamo certo tirarci indietro. Quando trovi un varco per attaccare, avvisami. Posso avvolgerti una barriera d'acqua per proteggerti da un attacco. E puoi anche lanciare l'acqua che ti avvolge verso il nemico, sferrando un colpo con la tua arma. Così a caso. Aia. Se ci avviciniamo, ci spazzerà via. Occhi aperti. Sì, tranquillo. Non so cosa devo fare. Resisti. Masciottato. Mi pare un po' esagerato. Allora, con calma, eh. Le frecce di tuo padre. Levati. Ottimo lavoro, Link. Godo. Oh. Gli ho levato tutto? Oh. E dammi il bulbo. Fa troppi danni, fa troppi danni. Tre colpi. Anzi, due colpi. Vai, vai. Grazie. Ho la barriera d'acqua. Bello, bello. Mi dai la tua boccuccia? Grazie. Diamo l'arma più forte che c'ho. Questa. Vai. Una pezzo di me. Boh, l'ho shottato, raga. Ripotenziami. Vado. Godo. Dammi il pisellino. Aia. Pisellino. Vai. Muori. Dai. Che palle. Pezzo di schifo. Dobbiamo stare attenti, raga. Curiamoci, non sa mai. Questo ci shotta. Ok, metto lo scudo. Hop. 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 Bravissimo. E ti becchi questo. Deconstrutto. Bellissimo. Bellissimo. Combattimento a squadre. Devo essere vicino a lui. Cassettina, l'accettiamo. Ce l'hai fatta, Link, alla faccia tua, mostro di melma. State bene voi altre? Una favola. Stiamo bene. Meno male. Yona, se ti fosse successo qualcosa, io... Comunque non sappiamo se appariranno altri mostri. Dovreste tornare al villaggio. Ti ringrazio, Sidon, ma tornando a quello che diceva Link poco fa... Se andate a indagare su quella colonna di luce apparsa al bacino idrico, potreste trovare la causa della comparsa della melma e magari anche dove è finita la principessa Zelda. Di questo posto ci occupiamo noi, non ti preoccupare. Tu accompagna Link, Sidon. Beh, certo, vorrei andare con lui, ma non posso abbandonare te e le altre in un posto tanto pericoloso. Ma non ce l'avevi affidato tu poco fa? Non sarà una cosa lunga. Ce la caveremo da sole. Ma... Oh, caro Sidon... Sei molto carino a preoccuparti per la mia incolumità. Ma tu sei il principe dell'Izura, colui che un giorno guiderà il nostro villaggio. Non devi farti fermare dalla paura di perdere chi ami. Pensare al passato non serve, devi guardare avanti senza alcun timore. Ma io... Adesso basta, oh tu cazzo, Sidon, non ti muovere. Questo non è da te. Ho detto che ci penso io. Sidon, devi seguire il tuo cuore per avanzare. Senza mai guardarti indietro. Proprio come fai sempre. Essere me stesso, come sempre. Sì, sì. Va bene, ti prometto che non andrò da nessuna parte. Io... Ho avuto paura di perdere qualcuno che mi sta molto a cuore. Io... Hai ragione, Yuna. Mi fido di te. Occupati tu di questo posto. Andiamo, Link. Forza, alla colonna di luce. Oh, il sorrisino. Ti aspetto lì. Per fortuna Sidon ha smesso di farsi consumare dal dubbio ed è tornato quello di sempre. Per tutto questo tempo ha vissuto nel rimorso di non essere stato in grado di proteggere sua sorella. E adesso non riusciva a prendere decisioni perché si preoccupava per me. Ma ora si è convinto a fidarsi di me e questo è il Sidon che conosco e amo. Abbi cura del mio amato Sidon. Sì, però... Sì, tutto bello, tutto incredibile, però... Me gusta. Abbiamo anche una secondaria con Yuna. Posso scalare
Le cascate. Se trovi un antico arowana, me lo porteresti. Con l'armatura azzurra sarai in grado di risalire le cascate. Ragazzi, vi giuro, non ho idea di quanto stia durando questo episodio. Potremmo essere davvero a 10 minuti. Come potremmo essere a mezz'ora? Sono a 2 ore e mezza di registrazione, di cui almeno un'ora sono io che giro vago per tutta Irule a cercare quella merda di pesce lì e a cercare anche quella goccia di schifo là. Però ragazzi miei, direi di fermarmi qua, perché non voglio allungare le cose e voglio comunque tenere i video a 40 minuti, se viene meno tanto meglio, però... Per l'appunto, sono a 2 ore e 30 di registrazione, mi conviene fermarmi qui. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio, che penso che finiremo la parte di Zora. Finiremo questa parte qui e poi ci saranno forse 1-2 episodi di completa esplorazione. Gestiamocela così. Più, ovviamente, vi ho detto, ci sono anche gli shorts dove vi faccio vedere le esplorazioni off camera, gli oggetti interessanti che trovo. Al prossimo video. You